Buongiorno amici cari, siamo tornati su Chance of Senar. Eravamo rimasti col quesito incredibile. Tra le tre arti che questi eletti venerano, la musica, la commedia, che arte può rappresentare lo specchiarsi? La bellezza deve essere un sostantivo. Ma la bellezza non è un'arte. Nel senso... Ragazzi, mi confonde ancora questo simbolo di merda. Eppure è uno dei primi. Andiamo via dal cazzo. In realtà ci riuniamo a quelli di prima, esatto. Questi però parlavano, quindi vediamo, è un po' che non li ascolto. Salve! La musica... Assistiamo alla musica. Noi stiamo ascoltando della musica. Però noi chi? Tu e lui, compreso quello che suona. Domanda. E se fosse suonare? E non lavorare? Perché suonare non c'è come verbo. Dov'è lavorare? Lavorare barra suonare. E così avrebbe senso il... Sai suonare lo strumento? Gli strumenti? Sto assistendo a della musica. Tu sai suonare lo strumento? No. Non lo so fare. E lui fa impazzire le persone, ok, abbiamo capito. Qual è lavorare? Questo, beh, non è che si veda spesso come simbolo. Vabbè ragazzi, torniamo indietro e andiamo avanti. Cioè, torniamo avanti e andiamo avanti con la storia. Dov'era? Di qua. All the elder kids with the pamparaki bederan bederan outrun my gun. All the elder kids with the pamparaki bederan bederan outrun my gun. All the elder kids with the pamparaki bederan bederan outrun my gun. Basta. Dunque. Qua è quella famosissima forse piazza. Ma ci passiamo. Oh, vediamo cosa dicono loro. Col piscio. Era quello che dico io piscio. Io piscio. Domanda. Vuoi del piscio? Ma guarda, forse no. Piazza. Forse devo andare in questo punto delle fogne. Ah, c'è qualcosa che luccica qua. Ah, l'ho visto. Devo... Hai capito. Qua non posso più prendere niente. Ok. Tanto sega l'abbiamo già indovinato. Andiamo qua. Ho capito. Quindi lì nelle fogne devo andare a recuperare qualcosa. In una stanza dove in alto c'è scritto piazza. Va bene. Todo claro, signori. Olè, eccoci qua. Qua loro non parlavano. Qua cosa c'era? Il teatro. Andiamo di qua, dai. No, perché qua c'erano le fogne. Eh no, non le voglio.
sbaglio le foglie, mi confondo troppo. Andiamo avanti e scegliamo una delle tre uscite allora, per scoprire qual era il terzo simbolo dei cartelli. La domanda è, oddio, questi proviamo a riascoltarli, dai, prima di andare. Salve. Non impazzire, guerriero. Vuoi combattere? Non combattere. Troverai nei sotterranei. Noi cerchiamo di non combattere. Abbiamo trovato un fiore. Quel fiore mi puzza, mi sa di qualcosa che tipo ha fatto impazzire tutti. Andiamo a sinistra. O almeno i bardi o... Qua abbiamo una torre incredibile. E lui ci dice... Sharup, cerchi di combattere? Non è combattere, palesemente quello. Questo mi farà impazzire. E qua mancano dei pezzi. Abbiamo due simboli nuovi che sono due luoghi. Tanti luoghi. Lì c'è un'uscita, ma non parliamo con loro. Oh, è arrivato il pane. Domanda, tu cerchi lavoro, cerchi di no, lavoro è sostantivo. Domanda, sai suonare il piscio? Non lo so, zio, se so suonare il piscio, non ci ho mai provato. E poi manca solo lei. Che dice? E dicono sempre la stessa cosa comunque. Cerchi di combattere bla bla, non impazzire, una roba simile. Andiamo di qua. Sotterranei del combattimento. Ehi, però c'è un'arma. Che mi serve però. Qua abbiamo un demone. E qua abbiamo il tipo che con l'arma riesce a fermarlo. Molto bella questo murale. Ok, quindi potrebbe avere senso. Forse non è proprio sotterranei, ma è... Dov'è? Dungeon anche. Però dungeon in italiano con... Vediamo, vedremo, vedremo. Scendiamo di qua, si ricollega all'altro? Forse. Si sta segnando delle cose. La strada. La piazza. Che è questa. Allora, il teatro è questo. C'è anche un mulino. Dove sei, piazza? Piscio? E questo è un sentiero normalissimo. Ma potrebbe voler dire uno di questi. Piazza. O Partenone, chiamalo come cazzo vuoi. Il mulino non l'abbiamo ancora trovato in realtà. Ma, dato che se... Eccolo qua, infatti. Questo è il mulino. E quindi il simbolo è... Il simbolo del mulino è... Forse è questo. L'altro sul cartello, mulino. E poi mi manca sentiero. Lunghissimo, lunghissimo, lunghissimo. No, 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 no. Voglio andare di là, voglio parlare con loro prima. Ah! Posso guardare sotto le foglie. Di nuovo. Qua vedo il tavolo con gli strumenti o è un altro? Che simbolo è quello? Bella domanda. Qua però c'è della vernice, un libro. Non me la ricordo la vernice. Magari è un'altra stanza, per carità. Oh! Questa frase. Io suono nei danni. Ah. Questo è nuovo. Noi.
Batti al mulino, Don Quixote, cerca volere sottare al Dante. Eh no, due addirittura nuovi. Questo è un sostantivo e questo è un verbo. Che casino, ragazzi. Che casino, quanta cazzo di roba c'è. Ah, mi ha aperto però. Posso entrare nel mulino? Posso entrare nel mulino? Enorme. Oh no, devo fare le cose a tempo, pazze. Come faccio? Mi faccio malissimo. Ma mi faccio malissimo, ma si può fare? Fare, sì. Vabbè, non mi aspettavo di dover fare sta roba. Però va bene. Questa è tesa. E invece, no, devo rifarlo da capo. Va bene, ce la possiamo fare. Fino a qua tutto easy, l'ultimo è più difficile ovviamente. Non vedo un cazzo. Ah, ok, perché stava fermo finché non gli davo indicazione. Ok, e questo a cosa mi servirebbe? Ciulato la fiaccola! Comunque non è una spada, è una fiaccola. Ops. Ah no. Scalare, lanciare, fuoco. Domanda, hai trovato questo qua? Potrebbe voler dire fiaccola. Che avrebbe senso, no? Qua. Domanda, hai trovato lo... Allora, aspetta. Scalare, palese, è l'unico verbo che mi ha aggiunto da qua a 10 minuti. Anche questo però è un verbo, eh. Hai trovato la fiaccola? Sì, però io la... Non la voglio dare a voi, voglio inserirla nella porta. Sei pazzo. Non suonare nei dungeon. Ciao. Ride, tutti ridono. Cosa hanno trovato il One Piece? Ma me la sono tenuta la fiaccola? Sì. Ok, me lo fa rivivere, quindi è importante. Beh, sta di fatto che io adesso voglio andare lì a mettere la fiaccola matta in... La mattola, la fiaccola. Andiamo a vedere. Dov'era? Di qua, no? Qua. Dungeon del combattimento matto. Del combattimento. Eccola qua. Ta-da! Sembra più una fiaccola che una spada adesso. Che la vedo colorata. Eccoci qua. Siamo entrati a casa di padre Pio. E andiamo, dai. Oh fuck. What? Che dovrebbero avere quattro seghe? Oh no. Strumenti. Com'è terribile il passaggio da una scena all'altra. Non sono tornato indietro, è un altro posto questo. No, ok, sono tornato indietro, meno male. Allora abbiamo lo strumento e la se- la sega a quanto pare è importantissima per loro, non ho capito perché. Allora, a sinistra sono andato verso la sega. Dritto. No, siamo sempre lì. Ok,
Sono solo quei due posti, a quanto pare. Ma io cosa devo fare lì? Incastrare delle seghe e degli strumenti? La vedo dura. Allora, qua mancava un luogo, se non sbaglio. Se non sbaglio. Spero che si ricollega. Dai, corri, spero che si ricolleghi. Esattamente qua, meno male. E ora ci manca solo di qua. Topperoni. Ah, qua è finito. E se fosse la fontana? Ah no, invece è mulino. Beh, il sentiero sarà un luogo, quindi proviamolo. Bastardo. Non è nessuno di questi. Dai, questo è teatro palese. Questo è la piazza. Questo è il mulino che abbiamo appena visto. E questo qua è il sentiero, è un luogo. O forse è camminare, chi lo sa. Oh, qua abbiamo qualcosa. Domanda, vuoi guardare la commedia? Scalare? Devi vincere? Cosa devo fare? Devo beccare quello blu. Velocissimo, signori. Fast as fuck sono. C'è. Mi voleva fregare, non c'è. Fortissimo. Ma poi chi sono queste maschere? Ma poi il simbolino che cazzo vuol dire? Acchiappa la talpa. Trova la talpa. Ho vinto. Forse è vincere il verbo. Mi ha dato un gettone. Un gettone per il teatro. Forse non è scalare ma è vincere. Vediamo. Dovrebbe essere anche vincere. Perché ho vinto. Puoi andare al teatro. Ciao. Ok. E questo? My Flappy Bird! Non ci credo, ragazzi, non ci credo. È Flappy Bird, è incredibile. Geniale. Geniale. Mamma mia, spettacolo. Spettacolo. Questa è tesa, eh? No, non è vero, non più. Ah! Bellissimo! E via, vittoria! Dai, ho vinto tutto, sbancato. Vediamo se dice di nuovo hai vinto. Guardare la... Se vuoi puoi andare alla commedia, tipo. Vabbè, e quello non serviva per vincere, credo. Bastava che vincevi in uno dei due. Torniamo al teatro, allora. Giusto? E non mi ricordo dov'è. In realtà mi ricordo dov'è, più o meno. Questi ubriaconi. Posso dargli il pezzo. Lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Ebbene sì.